dopo aver visitato parchi, siamo stati al centro storico dove ci sono tanti lavori, quindi un continuo fermento, per arrivare in un posto bellissimo che ci dirà il sindaco. Allora, ovviamente siamo sulla collina di Monte Oliveto, dai padri passionisti alla città di Airola, alla Valle Caudina intera, molto vicini, insomma, i padri passionisti danno moltissimo alla comunità. Ovviamente stiamo riqualificando tutta l'area di Monte Oliveto, Santa Catarina e l'Addolorata. Dal lato dell'Addolorata i lavori sono stati ultimati, adesso stiamo recuperando una chiesa da 40 anni chiusa, ma mai più riaperta, e io ho voluto fortemente che quella chiesetta si riaprisse, e forse i padri passionisti avranno la bella idea di rimanerla sempre aperta, quindi di fare la perpetua sempre aperta, quindi notte e giorno. E quindi anche questa è una bellissima idea da parte dei preti, ma soprattutto noi che la vogliamo ridare alla città. Davanti al convento di Monte Oliveto la pavimentazione tutta in pietra, tutta pietra beneventana, quindi stiamo usando anche i nostri prodotti della nostra terra, quindi stiamo dando uno slancio importante alla zona più bella di Airola, la zona più alta di Airola. Quindi il centro storico è importante per il turismo, perché noi abbiamo un turismo, perché salendo Monte Oliveto ci abbiamo anche il Volto Santo, abbiamo anche Madre Concetta Pantusa, anche a noi molto cara questa madre di famiglia, che dedicheremo il largo fra Santa Caterina, Addolorata e Monte Oliveto, intesteremo a Madre Concetta Pantusa questo largo, quindi per un turismo religioso, per un turismo che uno vuol vedere la collina. Siamo ai piedi del castello di medievale, e quindi anche qua abbiamo un'attenzione particolare. Io ho incominciato a lavorare fortemente in vicino a questo progetto da 7-8 mesi. Il giorno 14 scadrà un incarico che ho dato, ho preso dei fondi dalla comunità per proprio fare un progetto su Monte Oliveto e sulla chiesa di Santa Caterina, quindi mi presenteranno questo progetto, sto parlando con la proprietà affinché possa veramente convincere la proprietà che dobbiamo salvaguardare quell'interesse comune. Insomma, loro ovviamente hanno un valore affettivo, un valore che i suoi genitori hanno donato, e noi vogliamo far sì che, lo sto convincendo, per prendere quella parte, ma vediamo, insomma, in proprietà, un comodato d'uso. Quindi stiamo trattando fra la proprietà Miele e il comune di Airola. Mi auguro che questo progetto porterà anche i buoni frutti, come sta portando con tutto quello che avete visto. Insomma, altri progetti sono in cantiere, altri appalti importanti per delineare la zona rossa, un appalto di 3 milioni di euro che il giorno 16 luglio scadrà il bando, e quindi poi si darà l'assegnazione. Un altro bando è stato già appaltato di 870 mila euro, la bonifica dell'area del Monticello, quindi anche là un'importante riqualificazione dell'area, quindi a bonifica dell'ex discarica. E poi stiamo realizzando l'isola ecologica, quindi Airola molto in fermento, molti soldi su questa comunità, e quindi anche questa è un'iniezione economica, al di là dell'abbellimento, della ricchezza, del vivere in salute, come abbiamo visto nella scuola. Quindi un'attenzione a 360 gradi. Quindi credo, e ne sono onorato, che la mia amministrazione in questi 4 anni, perché sono trascorsi solo 4 anni, abbiamo fatto tantissimo sull'ambiente, sul sociale, sulla riqualificazione dei centri, insomma abbiamo dato attenzione e spazio a tutti quanti, cosa che credo che i cittadini ne saranno contenti, ma soprattutto orgogliosi, perché la città di Airola è una città che vuole il riscatto, vuole la continuazione. E poi voglio dire, le fabbriche erano chiuse, abbiamo portato anche l'apertura delle fabbriche dell'ex polo tessile, dove da Airola con grande orgoglio facciamo la scocca della Ferrari, la scocca dell'Alfa Romeo, l'imbottitura dell'Augusta, l'elicottero più importante che si fa in Italia, e quindi stiamo portando ancora un maggiore PIL. Insomma, lavorano soltanto della nostra comunità circa 270 dipendenti, insomma non hanno il contratto definitivo, ma voglio dire, in Italia purtroppo le leggi non le fa l'amministrazione quello che ha fatto quando ha fatto il bando, ha messo sul bando che chi assumeva persone dal contratto, dalla cassa integrazione, aveva maggiori punteggi, cose che non ha fatto lo Stato. Quindi noi, voglio dire, con presunzione facciamo cose per i nostri concittadini, per la Valle Caudina, quindi un'attenzione particolare su tutto il territorio.